Salmo 139, versetto 4. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Meraviglioso Salmo 139, che ci parla della conoscenza che Dio ha di noi. Ma questo quest'oggi ci deve fare riflettere, perché dalla nostra labbra, dalla nostra bocca escono tanti discorsi inutili, insensati, discorsi che non edificano, discorsi che, permettetemi, ci fanno perdere solo del tempo spirituale. Ma il problema potrebbe essere più profondo, perché la nostra bocca parla di quello che è dentro al nostro cuore, di quello di cui è riempita la nostra mente. La nostra bocca parla di ciò che i nostri occhi hanno visto. E a volte ci mettiamo in mezzo in discorsi veramente inutili e superflui, che non solo non portano edificazione, ma che fanno anche del male. Non c'è bisogno, sapete, solo di non pronunciare maledizioni o bestemmie, o semplicemente di dire qualche parola fuori posto che può insinuare un brutto pensiero o una maldicenza o una calunnia. Ma basta anche non fare il bene, perché chi sa fare il bene non lo fa, pecca, dice la Scrittura. E noi avremmo la possibilità con questa bocca di poter annunciare la parola di Dio, questa spada a doppio taglio per il bene di ogni persona che ci circonda, predicando la parola. Vegliamo sulla nostra bocca e riempiamo il nostro cuore di quello che appartiene al regno di Dio. Il Signore ci aiuti e ci benedica.